Prego, prego, accomitatevi. Siamo andati a prendere tutti un caffè al bar, visto che la signora si è ripresa. Cesira ha detto che il padre del nascituro è Valerio. Me stai a capire? Era Valerio! Com'era? Perché è morto tuo fratello. Chi? Tuo fratello, me stai a capire? Ma... l'avvocato Mirabella. È quello già. Ma se a luglio siamo stati in villeggiatura a Posillipo... Se è ovvero! La CID! Sto fedente! Arosta! Arosta! State là! Ma facci il paracunt! Vieni, ma vieni a sedere di su di mano! Ma questa bomba parla napoletano! Ma mi aveva detto che era dell'alta aristocrazia romana! Ah, signor, è contenta? Non è stato Evaristo? Ma allora i nostri ragazzi possono ancora sposarsi? Certo! Lo spero bene, però... sputare fango così sulla nostra famiglia e poi su questo innocente bambino. Una cosa. Ma su sti calmi ora, signora, se no si sente male di nuovo poi. Ma ce lo vedete voi fare quello che ha fatto a Dorotea? Lui? No. Ma che cosa, mammina? Che cosa hanno fatto a Dorotea? Nulla, mamma, nulla, non ti preoccupare, vedete, non sa neanche di che cosa parliamo. Ma stai calma, cara, stai calma, è tutto sistemato, non mi pare il caso di piangere ancora, su, calma. Ora per tirarsi su la signora avrebbe bisogno di un buon cordiale. Oh, ridaglia questo cordiale, adotta un bicchiere d'acqua, cavia, la porti dell'acqua, e che c'è il rubinetto dell'acqua, voglia acqua. Che gli fa bene, ci vuole un bicchiere d'acqua. Signora, se vi sentite ancora svenire, A faruncolo, un bicchiere d'acqua. Pedicello, prego, dottor Pedicello. Dottor Figozzo. Mamma mia, ma di chi sarà sto ragazzino? Di chi sarà? Se posso sapere di chi è sto ragazzino? Allora, tu che stai nel mondo dei giusti e vedi tutto, dimmi che è stato l'avvocato Mirabella, così mi si aggiusta tutto, capito? Valerio si sposa Italia, Evaristo si viene zitta, e io faccio un sacco di sordi, e così passa per Natale in santa pace, come Cristo comanda. Dammi un piccolo segno se è così, dammi un piccolo segno. Natale Cameretti! I portacci tu! Ma Felice, come ti permetti? E che mamma... Amica, c'avevo con te io. Ah no, ecco chi, siamo soli. C'avevo che amici d'onorata. La porra onorata. Ma sei morta, che amici vuoi che abbia? E che amici che vuoi che c'ha? C'ha quelli che stanno su, non c'è, ma lei tutto intorno così. Io stanotte me la sono sognata, c'erano tutti questi amici brutti, erano tutti morti, tutti brutti, tutti mortacci, no? E allora, dato che questi mortacci stavano là, a un certo punto io... Sono entrato io e ti ho mandato via quei mortacci sua. Sì, mi ha fatto sci pure il sangue dal naso. Annullata pure te un altro segno, un'altra maniera, e dammelo un'altra volta, no? Il solito esagerato! Ci fosse una volta! Oh, Cesira! Dove sono gli altri camerati? Stanno tutti in quella cameretta! E hanno già cominciato a mangiare? No, no, niente pranzo! Che li stanno a cercare di capire? Chi è l'upate del figlio della madre, che tiene lo figlio del padre dentro la panza! Ma Cesira, ma come cavolo parli? Non siete capito? No! E mo' ve lo spiego! Dorotea! E chi è questa Dorotea? Dorotea è la perpetua di Don Vesto! Insomma, Dorotea tiene la panza gonfia del figlio del padre, che prima era... Evaristo! Evaristo? E chi è questo Evaristo che io non ho mai visto? Evaristo non lo siete visto perché è lo figlio del mignottone! Di chi? De quello, insomma, che sarebbe lo marito di una certa santa subito! Capone a me quella santa non è mai stata, né prima e né subito. Insomma, Dorotea prima dice che è stato isso. Stevaristo. E è stato a fare cosa? A gonfiare la panza a Dorotea. Ma Cesira, ma come parli, gonfiare la panza?
Ma una ragazza per chi l'ha presa? Per una bambola di gomma che si gonfia con una pompa? Eh? No, no, signor Forco, Dorotea non è una bambola di gomma, però e la pompetta ce l'hanno data lì stesso, Ho capito, la pompa era di Evaristo. Prima era di Evaristo, ma prima, e poi Ninja ripensa e dice che era di Valerio. Valerio, pure Valerio. Ninja, riuscite, manca isso. No. Valerio, che lo bello giovane, presunto fidanzato di Italia. È presunto. Intanto si dice supposta. Ah, sì, Valeria è una supposta. Io non lo faccio. Ma che è lo presunto, Cine? Insomma, Dorotea si è detto che nemmeno Valerio è stato. Ma la colpa della porcheria è stato l'avvocato. Avvocato? Quale avvocato? L'avvocato... Non è vero! Ma come? Prima dici che è stato l'avvocato e poi non è vero! Ma insomma, si può sapere di quale cavolo di avvocato stai parlando? No, ma insomma, voi non conoscete proprio a nessuno! L'avvocato non è vero! Frate di te, mi stai a capire? Capito, bella cuscina! La presunta fidanzata degli un commentatore. E di nuovo con questa presunta si dice supposta. Brava. Ah, ma io lo saccio cosa dice così. E difatti che la per fregaccia di sordi la supposta la vuole mettere in telo culo degli un commentatore. Ecco. Sì, sì. Di quale commentatore stai parlando? Che cosa commenta? Di quale soldi parli? Madonna mia, con tutte queste domande mi facete ingianfrugliare il cervello come il mio commentatore felice. Oh. Il commentatore mio cognato? Ah, hai parlato di un commentatore? Pensavo di uno che parlasse alla radio. Non dimmi incominciare a parlare Bacchini, che la radio ce l'hanno già data tutti all'occhio. Senti, non ti capisco. Chi ti capisce è bravo? Lascia stare, Cesira. Che con mio marito è una battaglia persa, ci fosse una volta che capisse qualcosa! Ah, sei qui, Io sono quello che non capisce niente! Sono stato via per mezz'ora! Ritorno e ti trovo una certa Dorotea incinta! Una pompa che non si sa di chi è! È felice che si deve mettere una supposta al culo, eh? Aiuti! Ma se posso sapere! Quando si mangia, c'ho una fame! Te l'ho detto che è una battaglia persa! Venite un po' qua, che mo vi racconto una cosa che sto sentito con le orecchie a pizzare. Che hai sentito? Prima so sentito un chiacchieramento parlato tra l'avvocato Mirabella e che l'antipaticona di Isabella. Beh, non ci crederete, ma con la scusa di non pagare le tasse ci hanno fatto firmargli un commentatore una carta. Una carta? Che carta? Quella igienica, secondo te? Sarà un documento deficiente! Brava, bravo, signor, proprio così! Insomma, coppa che la carta, c'è sta scritto che il mio commentatore ci regala la ditta, Isabella! E so sentito pure che vuole portare quella carta agli uffici del registro! A così ci fregano i soldi con tutta la ditta! Lo sapevo, quella non mi piaceva! E non finisce qui! E cosa c'è ancora? Ci sta che l'avvocato Isabella mi sono visti abbraccicati a una maniera, così, guarda, così, proprio come un fratello e una sorella, non si abbraccicano. Che c'è, signor? Non potevo? Che peccato. Insomma, a me non mi parlano parenti affratellati. Io lo sapevo che quella mi nascondeva qualcosa! Tu ci credi? Chissà cosa avrà visto Cesira, di un po', ma ti sei ubriacata. Ubriaca? Io? Che? In testa adesso solo con l'acqua te può imbriacare. Non è, li so sentiti con st'orecchia e visti con st'occhi. E cosa avresti visto? Chista. Ecco qua, leggete, leggete. Che cos'è? Una carta d'identità? Dove l'hai presa? Stava a riponere lo cappotto con la borzetta di Isabella dentro lo guardaroba, no? Quando non è cascata la borzetta e l'occhio indovinato è indomennato a rimbarzà. Qua, coppa la carta di identità, là, là. Leggite, leggite, signor. Isabella Caputo. Caputo? Ma non si chiama Mirabella come il fratello? Ma quale fratello e fratello? Caputo è il mio cognome da ragazza. Che lì due non sono fratelli, sono marito e moglie. Lo sapevo!
sapevo, non mi piaceva! Rincretinito da quella truffatrice, adesso che glielo dice, se glielo dico io non mi crede! Va bene, glielo dico io! Perché a te ti crede? A me no forse, ma la carta d'identità sì! E come facciamo a fargliela vedere senza che quella se ne accorga? Sta sempre appiccicata a quel rincretinito di mio fratello! Signor, dovevo da qual modo che Felice se stacchi da essa, no? E venga qui ne da solo, a così che quando ci facemmo leggere la carta di Tindirindà e ci deve da credere per forza, eh? Cesira, non è così facile come sembra! Come facciamo a farlo venire qui ignaro? E mo chi è? Chi? È ignaro! E no, perché mo non vorrebbe che esce fuori che ammette incinta che lavora Dorotea è stato proprio sto ignaro che arriva da venire qui, eh? Ma no! Ignaro vuol dire uno che non sa! Come facciamo a far venire qui Felice da solo? Facciamo come la favola del pollicino, ve la ricordate? Io mi ricordo quella della principessa sul pisello. Meglio non rinvangarle certe favole, perché la signora lo sa. La principessa tanto tanto, ma il pisello da quel dì che ce lo siamo scordato! Non ti ho sentito! Non ti ho sentito! Non è vero! Comunque, se mi date qualche biglietto dei soldi, ce penso io! A fare cosa? E dalle sti soldi, se lo sa lei, no? Io te li do, ma si chiamano Pietro! Che cosa ci devi fare? Dalle questi benedetti soldi! Uffa! Ecco qua. Con questi io ci insegno la strada agli commentatori. Senti che profumo. Ma uno ce lo metto qua, no? Un altro ce lo metto qua. Un altro qua. E questo è l'ultimo, signore. E tra qualche secondo... E cosa dovrebbe succedere? Ma Cesira, ma... Questo profumo! Visto? Porca zozza! Li sente dal profumo! Ma allora tu sei malato di soldite acuta però, eh? No, è che prima no, passando da là, mi sono cascati dalla saccoccia dei soldi, no? E mo' ritrovati! Ritrovati! Guarda che quelli te li ha messi Cesira come traccia! Beh, erano la traccia, io ho rintracciati e se prima non erano i miei, mo' ci sono diventati! No, non sono quelli vostri, quelli! Ma state zitta te, come no? Tutto quello che si trova in casa mia diventa mio di diritto di proprietà! Lo sapevo io! Adesso vai a rimpallire, va! Smettila! Guarda che cosa ho qui! Se sono sordi, sono i miei! No! È la carta d'identità di Isabella! Cesira l'ha trovata in terra! Io me lo sentivo che quelli me volevano fregare! Leggi! Ma io non leggo proprio niente! Vai alla ridà, se non te faccio arrestare alla milizia per furto, sì! Feli, guarda che la milizia qui so io, E se non merita quei sordi, arresta te! Come mi resti a me? Io sono tuo cognato, ma che? I sordi? Che ci faccio io con i sordi? Sono quattro, uno, due, tre, quattro, e non stanno, ecco qua l'altro. Ma io ti do i sordi, ma ti pare che io mi approfitto dei sordi tuoi? Sì. Fammi un po' vedere che è qua la roba là. Specchiateci dentro! Leggete, leggete! Allora, Isabella Caputo? Caputo? Come Caputo? Caputo! Caputo, capito? Ho capito Caputo, ma non ho capito perché è Caputo! Non siete capito perché è Caputo! No! Ma allora non siete capito! Leggi, leggi ancora! Isabella Caputo in Mirabella! Ma allora non so fratello, la sorella, questa marito e mogliere, commentatore! Io ve l'avevo detto, oh, che figli erano due fratelli, non mi avevano fregato la ditta con tutti i soldi! Capito? Tu credi veramente che mio fratello abbia messo incinta quella povera ragazza? Lui giura che non è stato, ma stai a capire? Ma chi se ne frega, non ce lo metti? Chi se ne frega? Come sarebbe a dire chi se ne frega? Tesoro, c'è. Ma come sarebbe a dire? Rispondi così alla tua piccolina? Alla mia piccolina! Oh, allora, alla mia piccolina che mi ha volato la frega! Sì? No, dicevo che mi ha volato la frega! Ma caro, non siamo ancora sposati? Ma chi ti vuole sposare? Mi vuole dare la fregatura proprio a me! Ma io da quel dì che l'avevo capito! Sì, sì, ma sì! Ma che ti ha preso, caro? E che mi ha preso? Niente rispetto a tutte le torturate che ti viene te! Se non te porti via tuo marito, se non te la vedi da sta casa, mia cara! Isabella Caputo in arte, Mirabella!
La vedi che è questa, la vedi? È una carta d'identità, eccola, e c'è sì. Vai a piano, la roba loro che sta... Oh, avete commentato? Ci vado di corsa! Ah. Ma ci hai capito? E te? E te vedi dannattere, hai capito? E ringrazia Dio che è Natale e voglio essere buono. Se non mi cognato qua, che è il capo della milizia, già ti avrebbe messo in galera, è vero, porco? Se vuoi che chiamiamo il carrettone. Ma non lo lascio perdere. Oggi voglio essere buono. A me mi basta aver scoperto il loro sporco gioco. E questo mi basta. Ecco l'altro manicoldo. Sì, non sono stato io a mettere in città, Dorotea, te lo giuro, non sono stato io. Zitto, Pasquale, c'è uno scoppio. Pasquale, si chiama Pasquale. Sì. Carissimo Pasquale, vedi dannattene. Prima che, visto che è Natale, qui mio cognato, te faccia fare un bel brindisi con l'olio caricino, vattene, andate, mi aiuto. Andiamo, mi volevano fregare. E mo? Chiamavenna. E che fa? Parli le lingue solo te? Pure io parlo le lingue, o devo dire. E mo, ya te venne! E mo adesso entro io in ballo, HPN è vero, i giochi sono finiti, ci stanno Natale, Pasqua e Epifanie. Venite con me, che mo faccio un commentatore. Ma state zitto! Io non volevo! Finto avvocato, truffatore! Eppure te! Eppure te! Ti avevo dato tutto! Tutto! Prima di cominciare a mangiare, aspettate che arrivo, No! 5 minuti e leggo! Avete visto che anche la vostra aveva ragione! Chi doveva dire la Io adesso... Dorotea, tu non puoi uscire, andare sempre con le candele accese! Devi guardare dove vai, dove stai! Ma io adesso sono sicura! È stato Valerio! Smettila di piangere, dai! Perché stamattina che ha fatto? Ancora con questa storia? Non sono stato io! No! Diglielo tu, Lisetta! È vero, da quando è andata via la luce, io e Valerio siamo sempre stati insieme! Come avete fatto tutto quel tempo insieme? E nulla, solo parlato, però da allora siamo sempre usciti di nascosto! Sì, io e Lisetta ci amiamo da quest'estate! Valerio, scordatela, Lisetta! E mo che famo? Cambiamo situazione qua! Ma se posso avere chiesto, ragazzino! Ma sei chiesto, ragazzino? Scusate, dottore, voi siete medico, no? E allora ce lo saprete pur dire un sistema per sapere di chi è questo benedetto pupo? Un sistema preciso, no! Però... Però? Una volta che il bimbo è nato, basta vedere a che somiglia il gioco che fa! Ma no, fanculo, va! E ci ha pure studiato per dire sta stronzata. Allora che famo? Se sono mia madre, dimo che è fio della mia. No, fatemi finire. Dimo che è fio della mica mia. L'avete fatta piangere ancora. L'avete pensato. Che ci ha fatto sempre il suo angelo. Ciao. Ciao. Ti ricordi di me? Sì, ne... Mi pare. Senti, mentre questi di qua vanno a parlare, perché non andiamo a giocare un po' al dottore? Come? Ho detto, mentre questi signori di qua vanno a parlare, perché non andiamo a giocare un po' al dottore? E lui! Alla fine, il padre era proprio il scemo del villaggio. Tutto bene, quel che finisce bene. Vabbè, ma mo c'è un'altra cosa da sistemare. A Valerio, io e te dobbiamo decidere la data dei nozze con Italia, Perché la promessa che mi hai fatto è sempre quella. No, commendatore, mi dispiace, ma io Italia non la sposerò mai. Io amo Lisetta. E io amo Valerio. Oh, e mo che fate? Staccatevi, mo che abbiamo trovato da chi è il fione, volevamo fare un altro. Papà, forza. Io non mi voglio più sposare con Valerio. Ma no, dai, sta tranquilla. Vedrai che mo convinco se stiamo a mettere d'accordo per la data dei nozze. No, papà, io non mi voglio più sposare. Preferisco restare accanto a te e da cui dirti come ho promesso alla buonanima di mamma.
Quante volte nel silenzio della notte la vegliavo, ascoltando i suoi sussurrati ricordi che traboccavano d'amore e le sue fievoli preghiere che ringraziavano il cielo per i giorni felici che la vita le aveva donato. No, io non voglio costruire la mia felicità sull'infelicità di Lisetta. È mia sorella e le voglio bene. E non voglio vivere l'egoismo di un'evitabile illusione. Valerio non mi ama e non ha mai pensato a una vita insieme a me. E forse non era amore quello che io sentivo per lui, ma un mutamento interno, profondo, vero e pulito, che mi ha fatto per un momento sognare le sensazioni di un miracolo. È stato solo un gioco, un semplice gioco che mi ha preso un po' troppo la mano, ma ora basta. E se loro si amano, è giusto che si sposino. Parate, commentato! Parate da vostra figlia! Hai capito, Felice? Questi due ragazzi si amano, d'accordo? E lavori! Papà, se ci amiamo! E amamo, io ti amo, noi ci amiamo, costa amore, basta costa amore, sembra che al mondo esista solo l'amore. Oh, certo, che cosa c'è di meglio? Uno ha detto alla radio. Ha capito che ci stanno i sordi? Ah sì, eh? Allora voi siete rimasti senza una lingua. E che se vi sarebbe Dio? Ma ve lo spiego. Ve la ricordate che la carta che siete firmata agli coniugi Mirabella? Beh, con quella voi ci siete regalato tutto, no, Isabella. Sì. E se mo essa quando esce dalla galera va all'ufficio del lui registro, voi vi siete giocato la ditta! Oh, aiuto! Oh, non è vero! Oh, non è! Aiutami, non è vero! No, facita così, dai, Anzi, visto che stiamo qua sotto, no? Si giurate davanti a essa che acconsentite agli un matrimonio di Lisetta con Valerio, l'idea per risolvere sta situazione me la trovo io, Giurati, Sono sicuro. Allora, io giuro che acconsento tutte quelle cose che ha detto lei, eccetera, eccetera. Ma come eccetera, eccetera? No. Dovete dadine acconsenta le nozze sposate di Valerio. Sposate? Lascia fare a Cesira. Allora, io acconsento alle nozze sposate tra Lisetta e cosa? La con... Dillo bene! Valerio, d'accordo? E tu, Carmà, cioè, sei pure mia sorella. Sei brava, non vi vai le mie parti, vai! Ma lo dico! Le nozze sposate. E me... E la nostra sposata con Valerio! Meno male! E mo c'è onorata! Onorata! Non è che mi volete menare, no? Che volete sapere che è l'idea, no? Te voglio menare! No! Ma io lo sai che te faccio? Senta ciappo! Guarda, dovete baciare sì. A me, commentato! Sì, capirai! Mo se tu non... Quell'idea non me la dai, è un'idea buona. Io vi piaccarci a tutte e due, a sto ragioniere che ragiona. Già ve lo so detto, a me mi dovete baciare. A chi? A te? Ma io manco morto a te. Non dire così perché chi disprezza compra. E allora compratela te e compratela. Ma io volevo dire che dovete baciare in dove cammino. Essola la famosa carta! Ce la so sfilata dentro la saccoccia degli cappotto di Isabella quando ce lo sono io da pigliane! Eccola! Brava Cesira! Grazie Cesira! Prego! Guardate testimone le nostre nozze, Cesira! Oddio! Allora! Siamo salvi! A ditta ancora nostra, allora! Oh! E io mi regalo t'accenderò il cielo di ringraziamento ogni giorno! Ogni sera sempre se costano tanto, Ogni giorno... Vabbè, famo già.